Basterebbe immedesimarsi nell'altro per non fare del male, ma costa troppa fatica a chi vive solo per se stesso. Il 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Vincenza Angrisano condivide queste parole sul suo profilo Facebook, dalla sua casa di Andria, in Puglia. Esprime il suo sfogo, gridando basta alla violenza, incoraggiando le donne a non tacere. Lei stessa stava considerando di lasciare il marito e di portare via con sé i suoi due figli, di 6 e 11 anni. Purtroppo, non avrà l'opportunità di farlo. Pochi giorni dopo, nel tardo pomeriggio del 28 novembre, Vincenza viene brutalmente uccisa dal marito, Luigi Lionetti. La donna subisce ripetute coltellate all'addome e al torace, in un atto di violenza inaudita. Le ferite sono mortali. Dopo l'aggressione, Lionetti chiama il 118, confessando l'atroce delitto. «L'ho accoltellata, ho accoltellato mia moglie, venite!» In sottofondo si ode il disperato pianto dei loro bambini. Sembrerebbe che uno dei due piccoli abbia assistito con gli occhi innocenti mentre il padre compiva l'atrocità di uccidere la madre. Secondo quanto emerso dalle indagini, la coppia stava attraversando un periodo estremamente tumultuoso. Da circa un mese Vincenza e il marito vivevano separati all'interno della stessa casa. Lui non accettava la fine della loro relazione, soprattutto il fatto che lei volesse ricostruirsi una nuova vita. La moglie stava cercando una nuova dimora per sé e i bambini. Le sue confidenze più recenti sono state affidate a un'amica, anche collega di lavoro, rappresentando gli ultimi capitoli della sua vita. La situazione era molto critica, lui la trattava male, lei voleva un'altra casa. Lavoravano entrambi presso una rinomata multinazionale del settore cosmetico e dei prodotti per la casa. Vincenza amava profondamente il suo lavoro, lo diceva sempre la sua collega. «Era la mia responsabile, quando ho scoperto che era stata accoltellata a morte, sono corsa a casa sua per capire se fosse davvero lei la vittima». Il dolore l'ha ridotta in frantumi, non trova pace. Il marito era estremamente geloso e possessivo, desiderava Vincenza esclusivamente per sé, diventando un'ossessione per lui. L'omicidio si è consumato in mezzo a un'ennesima lite, lasciando i loro bambini a subire la perdita sia della madre che del padre, figure che probabilmente non rivedranno mai più. Sui social network emergono segni del disagio che Vincenza portava dentro di sé. La sua vita era fatta di tormenti, ma trovava gioia nei suoi due figli meravigliosi e nel lavoro. Utilizzava i social per condividere soddisfazioni e successi professionali, mentre progettava un futuro lontano dalla casa coniugale che non sentiva più sua. Nel frattempo lui covava rabbia e desiderio di vendetta. Nonostante i problemi, la coppia aveva da poco festeggiato il 14° anniversario di matrimonio. Vincenza, pur lottando, aveva cercato di mantenere un atteggiamento ottimista. «Buon anniversario a noi e alla meravigliosa famiglia che abbiamo formato». Non poteva immaginare che due mesi più tardi sarebbe stata brutalmente uccisa dall'uomo che 14 anni prima le aveva promesso amore eterno. Il sindaco della città, Giovanna Bruno, ha commentato: «La notizia dell'ennesimo femminicidio ci ha sconvolto e ci lascia attoniti». Anche il vescovo di Andria, Monsignor Luigi Mansi, è intervenuto. Dire parole d'occasione è ora fin troppo facile e scontato. Meglio un silenzio carico di preghiera e attenta riflessione su dove rischia di portarci questo modello di società fondato sulla violenza e sulla sopraffazione. Ci sentiamo vicini con immenso affetto ai due figli della coppia, augurandoci che la solidarietà affettuosa di tanti li aiuti nell'affrontare la vita e il futuro con fiducia e speranza, nonostante la tragedia che li ha colpiti.